Signori, è arrivata l'acqua. Venite giù a prenderla per cortesia. Ore 13, Mogliano, via Ragusa. Il condominio a San Fiore, ancora senza acqua, ha chiesto aiuto alla Onlus dei Veneti schiacciati dalla crisi. Nonostante l'ingiunzione prefettizia, l'azienda fornitrice non erogherà l'acqua prima della prossima settimana. Si vive male adesso. Disagi. Senza acqua, devi andare a portare a lavare la roba fuori. La lavatrice non la puoi mettere e tutte queste cose qua, sai. Tante le famiglie con bambini, tra cui uno anche disabile. Io sto consegnando l'acqua e la borsa al presidente del comitato degli inquilini, signor. La torre Luciano. Come mai, Luciano, è successo questa emergenza e stamattina mi avete chiamato? Perché l'acqua è stata staccata completamente, in quanto purtroppo la proprietà non paga le spese. Il buco con i fornitori ammonterebbe oltre un centinaio di migliaia di euro. Inquilini che denunciano di risultare insolventi, loro malgrado. Le bollette intestate a un unico proprietario sarebbero dallo stesso trattenute e occultate da anni, nonostante le varie collette fatte, l'ultima di 1.200 euro. I soldi li avete consegnati a chi? Al portinaio. Perché pagasse le bollette dell'acqua? Ha rilasciato una ricevuta e l'acqua è venuta due giorni, poi basta. E cosa pensate che sia accaduto? Che quella era una bolletta vecchia e ne mancano delle altre. Il fatto denunciato dal Sunia a tutte le istituzioni. Nei confronti del prefetto, nei confronti dell'US e ultimamente nei confronti dei carabinieri. E a tutt'oggi aspettiamo... Sopravvivere alle situazioni che non si sbloccano per colpa di chi non si sa, istituzioni, proprietario, così.